Ciao a tutte, bentornate al consueto appuntamento con le 10 cose del mese. Essendo oggi l'ultimo giorno del mese di agosto, questo è il video con le 10 cose del mese di agosto. Mese nel quale, come avrete visto, ho pubblicato pochissimi video. Il motivo fondamentale è stato la prima cosa del mese di agosto, e cioè i lavori che abbiamo fatto in casa approfittando delle nostre giornate di ferie. Quindi ci sono stati almeno, credo, una decina di giorni, forse anche 11, di lavoro matto e disperatissimo da parte mia e di Matteo. Ovviamente la maggior parte della fatica l'ha fatta lui, ma anch'io ho messo la mia dose, perché praticamente abbiamo tirato giù dai muri tutti gli scaffali, le mensole, i libri, i quadri, insomma tutto quello che era attaccato ai muri di cucina, salotto e corridoio, per ridipingere. Noi avevamo i muri color arancione chiaro, diciamo, fatto con quella tecnica che non so mai come si chiama, se il velato, lo spugnato, non lo so. Comunque, insomma, dopo 12 anni che abitiamo in questa casa era ora di dare una rinfrescata ai muri. Adesso è praticamente tutto bianco, con la parete, quella che sta diciamo alle spalle della TV, che è grigia, e ci sono poi altri dettagli grigi qua e là in queste stanze. Il risultato finale a me piace tantissimo, è un'idea che mi è venuta non so bene da dove. Il primo giorno dell'anno, quindi il primo di gennaio, mi sono svegliata con la voglia di rendere tutto bianco. Infatti i primi lavori che sono stati fatti, diciamo a rate, sono state, ve ne avevo già parlato, la ripittura delle ante della cucina. Noi abbiamo una vecchia cucina IKEA, che l'IKEA non produce più in quel modello, diciamo, in quella serie, quindi non era possibile acquistare le ante per cambiare solo quelle, perché hanno cambiato proprio tutte le misure, e quindi Matteo anta per anta le ha tolte giù, levigate, ridipinte, messo sul trasparente e rimesse su. Quindi questo lavoro della cucina, delle ante della cucina, è stato fatto in primavera, nei ritagli di tempo sostanzialmente. Il lavoro più grosso era appunto quello che ci aspettava, e lo sapevamo già, durante le ferie d'agosto. È stato un lavoro molto faticoso, molto impegnativo, anche per il gran caldo che ha fatto. Però, ripeto, il risultato finale è venuto secondo me molto bene, mi piace tantissimo l'effetto, e quando vi ho mostrato così una prima panoramica sulle stories di Instagram, mi avete letteralmente ricoperta di messaggi entusiastici, di complimenti. Qualcuno mi ha anche detto: se volete passare anche da casa mia a ripingere, fate pure. E quindi, insomma, vi ringrazio. A noi il risultato piace parecchio e ci entusiasma, e adesso per almeno altri 10 o 12 anni non se ne parla più, perché veramente ha fatto una fatica becca. La seconda cosa del mese di agosto è stato, ahimè, il mio compleanno. Il 7 di agosto ho compiuto 44 anni. Non l'ho sbandierato, non l'ho pubblicizzato in alcun modo, perché da un paio d'anni mi secca invecchiare. Quindi, insomma, ricevere tantissimi messaggi di compleanno, così, di auguri, eccetera, eccetera, è una cosa che ultimamente, insomma, negli ultimi paio d'anni, così, non è che... E quindi non l'ho minimamente sbandierato, non l'ho pubblicizzato. Ovviamente però le mie amiche più care, più strette, se ne sono ricordate, quindi qualche augurio mi è arrivato lo stesso, ma da queste persone mi fa anche piacere in realtà ricevere gli auguri, perché vuol dire che sono nei loro pensieri, quindi mi fa ovviamente piacere. Queste amiche poi, che si sono ricordate del mio compleanno, mi hanno fatto gli auguri, mi hanno fatto anche dei regali, dei pensieri graditissimi che non vi mostrerò, e però per cui ho già ringraziato ognuna di loro. Indosso però il regalo della terza cosa del mese, il regalo che mi ha fatto Matteo, o meglio, che io ho scelto che Matteo mi facesse, ecco, diciamo così, io l'ho scelto e lui ha fatto tutto il resto, che è questo girocollo in argento con 7 zirconi pendenti di Marina Franchi, che ho acquistato prima che chiudessero per ferie, e devo dire che il servizio è veramente impeccabile. Cioè, io ho piazzato l'ordine, non mi ricordo se era un mercoledì o un giovedì pomeriggio, comunque intorno alle 5 probabilmente,
il giorno dopo, la mattina, quindi con meno di 24 ore, il pacchettino era già tra le mie mani. Pacchettino che nello specifico era questo, e io lo trovo assolutamente delizioso. Quindi qualunque cosa voi ordiniate, perché Marina Franchi ovviamente è anche un negozio online, vi arriva in questa deliziosa scatolina con il fiocchetto rosa con il marchio. Sono assolutamente soddisfatta sia del servizio che anche del prodotto, perché nel momento in cui l'ho visto sullo store online ho detto ok, questo deve essere mio, c'è la versione così in argento e anche quella dorata volendo. È leggerissimo, sottile, non si sente neanche praticamente. Io da quando l'ho messo l'ho levato rarissimamente, perché lo tengo su anche di notte e neanche mi accorgo di averlo, e spesso lo tengo su anche quando faccio la doccia. Lo trovo molto fine, elegante, bello, anche tutto sommato discreto, perché gli zirconi come vedete sono abbastanza piccoli. Me ne sono assolutamente innamorata ed è veramente bello. Sempre legato al mio compleanno c'è la quarta cosa del mese, e cioè una brevissima vacanza che abbiamo fatto io e Matteo a Bibione. Probabilmente lo sapete perché l'ho detto più volte che i miei genitori a Bibione hanno un appartamento da quando io sono piccola, perché l'hanno acquistato nel 77, per cui sono più di 40 anni che c'è quell'appartamento. E spesso io e Matteo, soprattutto in agosto, quando andare in vacanza dappertutto costa molto di più, spesso appunto facciamo qualche giorno a Bibione, perché magari siamo già andati in vacanza o in primavera o magari in luglio, e quindi in agosto di solito andiamo qualche giorno lì. Quest'anno, sapendo che c'erano appunto da fare i lavori che ci avrebbero impegnato per diversi giorni, abbiamo approfittato dei 3 giorni dal mio compleanno e i 2 giorni successivi, perché avevo un buchetto in quella settimana, io lavoravo, però in quei 3 giorni ero libera, e quindi ne abbiamo approfittato per una mini vacanza con le cagnoline al mare. Per quanto riguarda la quinta cosa del mese, dunque la categoria è quella generica del cibo. Nello specifico la cosa che dunque dovete sapere è che durante il mese di agosto sono state 2 le stories di Instagram che hanno riscosso più successo in termini di risposte e di reazioni da parte vostra in direct. Una è stata appunto la panoramica dei nuovi lavori di casa ormai finiti, e l'altra è stata indubbiamente questa. Quando siamo tornati appunto dal mare, io e Matteo siamo andati a fare la spesona, quella grossa del mese, che andiamo sempre a fare nello stesso ipermercato, che è l'Iperlando, che non so se sia una catena molto diffusa, però da noi c'è ed è molto conveniente come ipermercato. Per la prima volta abbiamo visto questo mega secchio che sembra un bidone di quelli che usano gli imbianchini. Questo mega bidone di nocciolata della Rigoni è da 2,5 kg, eccolo qua. Quando ho messo questa foto su Instagram siete praticamente impazzite. Cioè, quando l'ho visto, io l'ho visto mentre Matteo stava praticamente in altri scaffali, impegnato a scegliere altre cose. L'ho visto, gliel'ho portato a far vedere, come per dire vabbè, adesso lo poso, cioè te l'ho portato a far vedere ma adesso lo rimetto dove l'ho preso, e mi fa vabbè, prendiamolo. Tanto tra me e lui, voglio dire, anche 2,5 kg di nocciolata non è che durino tantissimo. Infatti il livello è già parecchio calato, e quindi niente, indubbiamente per la categoria cibo questo mese vi segnalo questo prodotto. Per quanto riguarda i capelli, cioè la sesta cosa del mese, anche qui tornati dal mare mi è venuto lo sghiribizzo, volevo tagliarli, e visto che vi avevo anche chiesto dei consigli, no? Se vi ricordate, su Instagram vi avevo chiesto quali tagli secondo voi mi potevano stare bene, non considerando però i tagli super super corti, perché non avevo intenzione di fare una cosa super cortissima che poi è da portare avanti andando più o meno una volta al mese dal parrucchiere. Quindi mi è saltato lo sghiribizzo e volevo un taglio tutto dritto, tutto pari, e quindi siccome per un taglio così semplice mi seccava a spendere i soldi del parrucchiere, ho chiesto a Matteo, che me li aveva tagliati già altre volte, e lui non era molto propenso, devo dire la verità,
Però l'ho preso per sfinimento e alla fine mi ha tagliato i capelli. Io li ho un po' rifiniti qui, soprattutto sulla scalatura, diciamo, verso il viso, diciamo. E quindi sono molto soddisfatta. Adesso sono più corti, arrivano più o meno al livello delle clavicole. Ho tagliato via, credo, quasi una decina di centimetri. Sono venuti molto bene. E quando ero più giovine, questo tipo di taglio tutto pari me lo faceva la mamma. Quindi i parrucchieri con me non fanno molti affari. Veniamo poi alla categoria cosmesi. Dunque, due sono stati i prodotti cosmetici che mi hanno più soddisfatta e che mi hanno accompagnato durante il mese di agosto. Uno è stato questo, e cioè lo spumone dell'estetista Cinica, il detergente lavaviso soffice e delicato. Credo che sia la mousse detergente per il viso che mi è piaciuta di più in assoluto da quando uso questo genere di prodotti. Erogatore che fa molto bene il suo mestiere. Spuma molto molto soffice, che non si sfragna, delicatamente profumata, molto morbida. Ne bastano due puff, è la quantità assolutamente sufficiente per fare tutto il viso, ma soprattutto è un detergente molto delicato che lascia sul viso una sorta di, a me viene da dire, una patina di idratazione in qualche modo. Quindi la pelle non tira assolutamente, ma è già idratata già alla fine del lavaggio. È veramente eccezionale e ringrazio chi di voi me l'aveva consigliata quando vi avevo chiesto un consiglio appunto su quale detergente per il viso acquistare, perché ero un po' indecisa e non sapevo bene come orientarmi. Assolutamente eccezionale, complimenti all'estetista Cinica, perché è veramente un prodotto wow, mi ha veramente stupita. Altro prodotto che mi sta piacendo un sacchissimo è questo Sol Invictus, l'olio solare della Eteria. Dunque, qui è indicato come olio solare abbronzante. Io questo in realtà in spiaggia l'ho usato una sola volta, l'ultimo dei tre giorni di cui vi ho detto, siamo stati a Bibione. Perché io, avendo la pelle un po' delicata, che in alcuni punti, soprattutto qui, tende a, come dire, a sviluppare l'eritema se non protetta adeguatamente, un olio abbronzante, che è un prodotto che io non ho mai provato in assoluto, mi faceva un po' così. E avendo preso non tantissimo sole quest'anno, ho detto meglio relegarlo all'ultimo giorno. E, dopodiché però, dopo averlo utilizzato in spiaggia, ho continuato, vedete, ho continuato ad utilizzarlo come olio per il corpo a fine doccia. Dunque, anche qui, erogatore molto efficace, molto comodo, perché evita lo spreco di prodotto. Ne basta pochissimo di questo olio, idrata tantissimo, lascia la pelle molto idratata, molto nutrita, elastica, compatta, bella luminosa, è eccezionale. Sul fatto che sia o meno abbronzante, francamente non so dirvelo, però avendolo usato in spiaggia, ovviamente sopra la protezione solare, vi posso dire che la pelle è rimasta veramente wow, cioè è rimasta molto ben, essendo un olio, quindi fa un effetto abbastanza idrorepellente, quindi la protezione solare che ero andata a mettere sotto è durata praticamente per tutto il tempo dell'esposizione, quindi anche dopo il bagno in mare non ho dovuto riapplicarla, perché appunto c'era un ulteriore strato protettivo creato dall'olio, quindi la pelle è rimasta molto ben idratata, molto ben protetta, e quindi l'effetto generale, insomma, di questo prodotto, sia usandolo appunto come sto facendo ultimamente come olio dopo doccia, ma anche come olio per il corpo in spiaggia, in entrambi i casi mi è piaciuto tantissimo. Continuo ad usarlo con soddisfazione. E ringrazio ovviamente Eteria per avermelo omaggiato, è stata veramente una bellissima scoperta. Continuo poi a parlarvi di un altro prodotto cosmetico che riguarda la nail care. Dunque, adesso mi vedete con lo smalto che ho rimesso 2-3 giorni fa al massimo, ed è già un po' sbeccato tra l'altro in alcune unghie, cosa mi dà molto fastidio. Comunque, durante i lavori ovviamente non ho assolutamente messo lo smalto, quindi per almeno 2 settimane, ma anche prima del mare non l'avevo messo, quindi per almeno 3 settimane non ho messo lo smalto, perché ovviamente si sarebbe rovinato, e per fare in modo di avere ancora delle unghie
ho acquistato e usato con soddisfazione questo siero della Essence. Devo dire che anche la confezione è molto carina, perché se vedete ha come queste sferette in sospensione, che non so bene che cosa siano sinceramente, comunque è anche carino da vedere. E l'ho trovato molto molto efficace, l'ho messo spesso la sera prima di andare a dormire e l'effetto sulle unghie era di unghie molto levigate, molto lisce e più belle, indubbiamente più belle. Quindi questo mi ha permesso di non doverle tagliare proprio a filo dito, diciamo, ma di conservare un minimo di lunghezza e di conservarle appunto in salute nonostante i lavori, detersivi, pulizie e cose varie. Quindi se lo trovate per caso nello stand ve lo consiglio. Arriviamo quindi ai libri, perché anche questo mese, di solito ve ne parlo più o meno all'inizio del video, questo mese ve ne parlo alla fine, ma insomma anche questo mese sono riuscita a leggere dei libri. Ho finito di leggere Il metodo Catalanotti di Camilleri, che è un libro che avevo iniziato a leggere comunque durante il mese di luglio e ho finito i primi d'agosto. È un'altra storia che riguarda il commissario Montalbano. Dunque, questa storia qui mi è sembrata abbastanza ben costruita come trama, diciamo come sviluppo della trama. Quello che succede, diciamo, al protagonista che viene assassinato, e qui non faccio un grosso spoiler perché succede all'inizio, invece mi sembra, non so, un filino forzato, un filino inverosimile, non so, boh, mi è sembrato un po' strano come personaggio, diciamo. Comunque, vabbè, ci può stare, Camilleri spesso racconta storie un po' strane, e quello che però succede di interessante in questo libro riguarda la vita privata del commissario, quindi se come me siete appassionate di questo personaggio, ovviamente non potete perdervi questo libro. L'altro libro che ho letto e che mi è piaciuto veramente tantissimo è questo qui di Mark Manson, La sottile arte di fare quello che cazzo ti pare. Io al posto degli asterischi ci ho messo la parola che gli autori volevano indicare. Dunque, questo Mark Manson è un blogger, un seguitissimo blogger americano che sostanzialmente non le manda a dire. Secondo me il titolo è un po' fuorviante rispetto al contenuto del libro, che ho trovato veramente molto valido, molto in linea con il mio pensiero, e l'ho già consigliato a una persona che conosco perché mi ha proprio fatto pensare a lui quando leggevo questo libro. Vi leggo una parte della quarta di copertina. L'autore, blogger seguitissimo appunto, dice le cose come stanno: una dose di cruda, rinfrescante, pura verità. Il concetto sostenuto nel libro, avvalorato da studi accademici e arricchito da aneddoti di vita reali, è che migliorare la nostra vita non dipende dalla nostra capacità di affrontare con falsa positività le difficoltà che incontriamo, ma dall'imparare a riconoscerle. È un libro che io consiglio perché è scritto in una maniera molto fruibile e racconta anche aneddoti di vita di personaggi più o meno famosi che vengono usati come esempi per chiarire, diciamo, i concetti dei vari capitoli. Ripeto, non fatevi fuorviare dal titolo, leggetelo perché è una lettura piacevole, fonte di riflessione e che ho trovato a tratti anche illuminante. La decima e ultima cosa del mese di agosto è una serie TV di cui vi ho già parlato in passato, ma di cui proprio il giorno del mio compleanno, cioè il 7 agosto, hanno iniziato a rilasciare le puntate della quarta stagione. È una serie TV che va in onda, come anziana questo modo di dire, che va in onda su Netflix, e stanno rilasciando, i maledetti, stanno rilasciando solo una puntata a settimana ogni martedì, mannaggia, quindi non si può neanche fare il binge watching, mannaggia a loro. Comunque, vi sto parlando di Better Call Saul, che è lo spin-off, diciamo, di Breaking Bad, e che ha molto appassionato me e Matteo. Le prime tre stagioni le abbiamo viste praticamente una in fila all'altra, per la quarta abbiamo dovuto aspettare mesi e adesso dobbiamo aspettare una puntata alla settimana. Però vabbè, quindi non si può fare l'incetta.
di puntate, però va bene lo stesso. Questa è una delle nostre serie TV preferite, quelle a cui siamo più, diciamo, affezionati in qualche modo, perché a me questo personaggio piace tantissimo. Ecco qui, queste erano le mie 10 cose del mese di agosto, e ovviamente chiedo anche a voi se avete voglia di raccontarmi le vostre, anche se non sono 10, insomma, le vostre cose del mese di agosto, quindi come è andato il vostro mese. Quindi ci sentiamo ovviamente qui sotto nei commenti come al solito. Io per il momento vi ringrazio di aver guardato anche questo video, vi saluto e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!